Siamo ad una spesa complessiva di oltre 144 milioni sugli 800, già erogati sugli 882 del contratto. Abbiamo avviato interventi complessivi per altri 225 milioni, quindi in totale siamo quasi a 400 milioni di interventi già avviati o addirittura somme già erogate, già conclusi e quindi somme già erogate, e stiamo finalizzando gli altri 400 e passa su progetti. Uno, lo ricordo ancora una volta, il nuovo ospedale San Cataldo, ma anche diversi altri. Il ministro per la coesione territoriale e per il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, ha presieduto il tavolo istituzionale per Taranto, nel capoluogo ionico, toccando diversi argomenti, dall'economia all'ambiente, dal lavoro alla sanità. In un prossimo provvedimento, che sarà preso in tempo utile, noi vareremo l'agenzia del transshipment, mettendo in sicurezza i lavoratori del porto dei terminalisti del porto di Taranto, come anche peraltro l'agenzia del transshipment, sapete, che riguarda anche i lavoratori di Gioia Tauro. E sul piano del risanamento dell'Ilva? Abbiamo acquisito questo importante accordo per poter utilizzare le risorse, i 1.200 milioni più altri 200, quindi tutto 1.400 milioni rivenienti da, come dire, come riparazione del danno da parte dei Riva, della famiglia Riva, che potremo utilizzare per il risanamento ambientale e la ripresa dello stabilimento, un rafforzamento di tutte le prospettive dell'Ilva, in particolare dello stabilimento di Taranto. Passi in avanti sono stati fatti per la valorizzazione ai fini turistici dell'arsenale della Marina Militare, dell'ex banchina torpediniere. C'è una proposta condivisa da Regione e Comune per la cosiddetta foresta urbana. È un intervento di verde molto significativo e consistente tra il quartiere Tamburi e lo stabilimento Ilva, una cosa molto importante su cui si sta, però in questo momento siamo qui a livello di proposta, poi c'è tutto un confronto che stanno conducendo il Comune di Taranto e la Regione, e su cui anche noi naturalmente siamo interessati, interagiamo. Infine è stato siglato l'accordo su trasparenza e legalità e per il concorso internazionale di idee per la valorizzazione della città vecchia di Taranto è stata fissata per il 24 marzo 2017 la premiazione dei 3 progetti vincenti. C'è stato l'accordo di programma tra Ministero dello Sviluppo, siglato al Ministero dello Sviluppo Economico. Questo accordo di programma prevede una serie di manifestazioni di interesse che verranno presentate entro il 3 febbraio e poi dopo il 3 febbraio ci sarà l'avvio dell'azione di incentivi per dare fiato, respiro, articolazione alla ripresa produttiva qui a Taranto.